E giusto Macchi, come nasce la musica di un film? Quali sono le varie fasi della composizione e della realizzazione? Beh, come nasce? Nasce da una richiesta, prima di tutto. C'è un regista che realizza un film, un documentario, un servizio, una trasmissione e crede, pensa che l'apporto del suono sia importante per il suo film. Su questo punto io, contrariamente al mestiere che faccio e anche forse contraddicendomi, ho dei fieri dubbi, dei seri dubbi sull'utilità della musica nel cinema. Trovo che la musica nel cinema viene utilizzata troppo frequentemente come una suppellettile, come si mettono dei mobili nella casa per farla bella, o dei libri sulle scansie per far vedere che esiste una cultura, ma non veramente per leggerli. La musica mi pare che in certe occasioni, forse anche troppo frequentemente, subisce questo destino, cioè di servire, come diceva Satie, da ameublement, ammobiliamento. Ma fatta questa breve parentesi così critica sul mio stesso mestiere, la mia stessa attività, io stesso poi ne sono vittima perché è molto difficile convincere un regista che in quella sequenza la forza dell'immagine è più risulta più evidente, più efficace, senza suono che col suono. È molto difficile. Non ho trovato ancora nessun regista che si lasci convincere su questo punto. E qui è il punto fondamentale del rapporto musica-cinema, cioè si dice, ma la musica, come si fa la musica per film? La risposta è una sola, si fa la musica per film come si scrive una sinfonia, un quartetto, un trio, un'opera, un balletto, nella stessa maniera. Non c'è una musica per film di categoria B e una musica di teatro o di concerto di categoria A, super A. Non esiste. Esiste un solo tipo di musica. Per cui l'ideale è quando il musicista può identificare, può usare il proprio linguaggio, quello che gli è più peculiare, per il film che gli si presenta. La musica entra nei miei film in teatro di posa, mentre sto girando, cioè la musica mi stimola, è evocatrice così non solo di ritmi e di cadenze, ma anche può suggerirmi delle immagini. La maggior parte, la mia ignoranza, che è molto vasta in fatto di musica, non mi permette di avere una grande scelta di motivi. Per lo più sono vecchie canzonette di quando ero ragazzino, le marcette delle Cerchie Equestri che mi hanno quasi traumatizzato e che ritornano quasi in tutti i miei film. Nino comincia così a giocherellare con le dita sul pianoforte, creando fuori dei motivetti come distratti, come se veramente non stesse applicandosi. Il motivo centrale di Amarcord, quello della Gradisca, come ti è nato? Insomma, come di solito troviamo i motivi con Federico, lui mi dà qualche indicazione molto precisa ma anche molto contraddittoria. Magari dice fai un motivo allegro ma che sia triste, un motivo vecchiotto ma che sia nuovo, un motivo spensierato ma patetico. Eravamo stati tutta la giornata a cercare, cincischiare, non usciva niente. Finalmente, al momento di andare via, suono un motivo. Si ferma, dice guarda, questo va bene, con questo ci facciamo tutto il film. La felice collaborazione tra Nino Rota, autore di centinaia di musiche per film, e Federico Fellini fa ormai parte della storia del cinema.
Fra il regista e il compositore, deceduto nel 79, si stabiliva un rapporto di dipendenza che costringeva Rota a farsi interprete, certo non passivo, di una musicalità che il regista stesso sentiva dentro di sé. Il maestro Vitali e il tecnico del suono Streccioni stanno componendo e registrando la musica per una sequenza del film Corsa in discesa di Corrado Franco. In questo momento in particolare, essendo una scena appunto movimentata, ha bisogno di molti stacchi, perché il regista mi ha chiesto proprio di montare una musica che abbia molti cambi, quindi è molto veloce, con dei cambi molto veloci, quindi è molto utile il computer, perché io l'ho programmato in modo che abbia tutti questi cambi durante la scena. Noi possiamo registrare separatamente fino a 24 strumenti fatti proprio in maniera autonoma uno dall'altro. Praticamente possiamo registrare prima la parte ritmica, la batteria, il basso, la chitarra. Naturalmente si possono registrare ognuno su una traccia diversa. Questo vuol dire che se noi vogliamo in una scena, non vogliamo mettere la batteria, in questo modo non è necessario praticamente rifare il pezzo, ma si può soltanto chiudere le tracce della batteria, e in questa maniera abbiamo completamente un altro pezzo e possiamo sfruttarlo per più scene. E questo possiamo farlo fino a 24 piste. In questo momento stiamo registrando gli archi su una delle 24 piste per completare questa scena che stiamo mettendo. Dove sono le 24 piste? Praticamente le 24 piste noi registriamo sopra un registratore, appunto si chiama registratore multitraccia, e contiene 24 canali. Noi in questo momento già abbiamo inserito alcune piste, praticamente abbiamo messo dei pianoforti, delle batterie e dei violoncelli. In questo momento dobbiamo mettere delle viole, e praticamente li abbiamo tutti quanti in piste separate, in modo che al missaggio, secondo le esigenze del regista, se vuole una cosa con più archi, con meno archi, con più batteria, possiamo tranquillamente alzarla, abbassarla, mettere l'eco, mettere il reverbero, quello che vogliamo. Ora dobbiamo sincronizzare praticamente la viola che il maestro Vitali ha registrato tramite computer. Questa è una frase che viene, diciamo, comandata dal computer e suonata attraverso questa tastiera. Questa tastiera è un campionatore di suoni, cioè in pratica prende qualsiasi suono, qualsiasi rumore, che può andare dalla voce umana a una moneta che cade per terra, viene campionato, cioè praticamente la macchina riesce a immagazzinare e replicare, duplicare fedelmente quello che sente, e in questo caso questi sono degli archi che io posso suonare come se suonassi un pianoforte, però posso avere anche per esempio appunto un pianoforte o altri suoni. Ecco, in questo caso allora questa frase che ho scritto di archi viene ora suonata dal computer e poi passa attraverso dei collegamenti al banco di regia, possiamo dire, di regia musicale in questo caso, cioè al banco di missaggio, e viene aggiunta a una base musicale che ho già cominciato a preparare. Quindi ora possiamo sentire, registrare questa frase di archi sul pezzo musicale. Parlato in un suo saggio di musica ispirata alla realtà. Che significa? Ma lì usavo un modo molto semplice per dire che intanto già nella musica tout court,
Oggi da tempo è crollata la divisione tra suono, rumore, e quindi tutto rientra nel sonoro, di cui io sostengo il film ha bisogno e non ha bisogno di musica in senso ristretto e riduttivo. Ora, in questo senso parlavo dell'uso dei rumori, dei suoni naturali, e anche qui naturali va messo fra virgolette, perché certi suoni oggi che noi accettiamo per naturali sono in realtà suoni della civiltà industriale, che stanno alla pari di questo uccellino che stiamo sentendo, di queste gocce della fontanella. E in questo senso usare sia il suono, sia la frase musicale, sia i rumori e fonderli insieme, passarli attraverso queste apparecchiature elettroniche che sono il filtraggio, eccetera, dà modo di avere un campo sonoro estremamente più vasto. In Accattone io ho voluto rappresentare la degradazione e l'umile condizione umana di un personaggio che vive nel fango, nella polvere delle borgate di Roma. Io sapevo che dentro questa degradazione c'era qualcosa di sacro, qualcosa di religioso in senso vago e generale della parola. E allora questo aggettivo sacro l'ho aggiunto con la musica. Ho detto, la degradazione di Accattone è sì una degradazione, ma una degradazione in qualche modo sacra. E Bach mi è servito a far capire ai vasti pubblici queste mie intenzioni.